Vuoi fare un'esperienza di vita e lavoro all'estero? O scappi dall'Italia, ingrato? Rimani fedele alle tue radici? O non hai il coraggio di spostarti? Vivere e lavorare all'estero è una figata, ma se la chiami fuga dei cervelli, diventa una cosa brutta, brutta, brutta. Che figata è il mondo della polarizzazione, eh? Ciao, io sono Maurizio, il vostro manager su YouTube. In 24 anni di lavoro corporate, ho vissuto in Inghilterra, in Belgio, in Svizzera, e qui voglio raccontarvi proprio della fuga dei cervelli, del momento in cui uno decide di lasciare l'Italia e andare all'estero. È un fenomeno che ovviamente ha persone a favore e contrarie. Chi critica il fenomeno normalmente argomenta con il costo che l'Italia e il sistema Italia ha dovuto sostenere per la formazione universitaria, per il know-how e quindi di come un po' l'ingrato neolaureato o professionista prenda il suo italico know-how pagato dal sistema Italia e vada all'estero a produrre ricchezza all'estero. Certo, magari ricordiamoci che è stato probabilmente pagato dalle tasse della famiglia del fortunato. Chi è favorevole al fenomeno, come me ovviamente, parla della libertà di scelta, della possibilità di spostarsi, di tutte le opportunità che vengono date da un'economia e da un mondo globalizzato. Dopotutto, questo video lo state vedendo sul vostro smartphone o su un computer o sfruttando una rete che molto probabilmente non hanno Made in Italy scritto sopra. Ma partiamo dall'inizio, da quella che è la definizione secondo Wikipedia del fenomeno. L'espressione fuga dei cervelli, in inglese human capital flight o spesso brain drain, indica l'emigrazione verso paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione professionale formatisi in madrepatria. Ma un attimo, come in inglese? Non è un fenomeno tutto italiano? No, no, anzi. Chi ha avuto l'opportunità di lavorare per aziende multinazionali o all'estero sicuramente si è trovato in team composti da persone di tutte le nazioni, come nelle barzellette dei vecchi tempi. C'è un italiano, un francese, un inglese e un tedesco. Addirittura questa diversificazione è uno dei punti di maggior vanto delle multinazionali o delle business school. Lo usano proprio come indicatori nei loro report. Ma tutti questi colleghi tecnicamente sono cervelli in fuga dalla loro nazione di appartenenza, giusto? Ma quindi qual è il problema? Perché in Italia se ne parla in maniera così preoccupata? A mio avviso se ne parla confondendo due aspetti ben distinti dello stesso fenomeno. Mi aiuto con questo diagramma, una grafica molto ben strutturata, un po' datata, che però ci aiuterà per spiegare quello di cui stiamo parlando. Sono dati vecchi del 2012 e fa riferimento ai ricercatori, quindi un settore specifico universitario, ma diciamo che vale per tutti quanti i settori lavorativi. Per i dati aggiornati andateveli a cercare. Confrontiamo la percentuale di ricercatori che lasciano l'Italia con quella dei ricercatori che lasciano le altre nazioni. I numeri sono assolutamente in linea. L'Italia non ha assolutamente una situazione catastrofica o anomala rispetto alle altre nazioni. Quindi qual è il problema? La Germania, il Canada, il Belgio, la Svizzera hanno addirittura percentuali di ricercatori che lasciano la nazione molto più alte di noi. Quindi tutto a posto? Capitolo chiuso? Eh no, è qui il punto. Qui ci manca l'informazione fondamentale. Dove vanno questi ricercatori? E questo ce lo dice la seconda parte del grafico. Qui si evidenzia quanti ricercatori entrano in ogni nazione. E qui il nodo della questione. In Italia il problema non è il flusso migratorio di ricercatori italiani verso altre nazioni, che è in linea con quello delle altre nazioni confrontabili con l'Italia. Quindi il vero problema è sul bilancio di ricercatori professionisti in uscita rispetto a quelli in entrata. E quando parliamo di non attrattività, ce la giochiamo soltanto con l'India. Negli anni, non ci deve sorprendere, il fenomeno è aumentato. I laureati under 40 che hanno lasciato l'Italia sono passati dai 5.000 del 2011 ai 25.000 l'anno del 2020. Quindi qual è la mia opinione a riguardo? La riassumo fondamentalmente in due punti. Primo punto, non si deve attribuire al fenomeno un discorso legato alla qualità, altrimenti sembra che fuggono i cervelli e quindi quelli che restano che sono gomiti. Infatti alla fine quando vediamo i numeri stiamo parlando di numeri marginali nella popolazione dei laureati e dei professionisti. Infatti prendiamo i dati del 2020, su una popolazione di 7,5 milioni di laureati, quelli emigrati all'estero sono stati 31.000, quindi parliamo del 4,2 ogni 1.000 laureati. Quando ci spostiamo sulla fascia di età 25-39, la percentuale raddoppia. Su 2,6 milioni di laureati ne sono emigrati quasi 23.000. 8,6 su 1.000.
Quindi stiamo comunque parlando di meno dell'1% come fenomeno. Punto numero 2. Quando si tratta di scelte di carriera, scelte di vita, questo è quello su cui mi focalizzo sempre quando faccio le sessioni di coaching per la carriera e per la scelta del lavoro. La soluzione individuale, dovete sempre fare le vostre scelte in base alle aspirazioni, alle esigenze, ai vincoli e alle opportunità che avete rispetto alla vostra configurazione di vita. Io consiglio sempre di considerare l'opzione estero perché è una bella opportunità, quindi si tratta di costruire un'esperienza di vita e lavoro all'estero. È un approccio costruttivo. Non conviene farlo se invece volete semplicemente scappare dall'Italia. Attenzione, sono cose completamente diverse, hanno un sapore completamente diverso. Voler scappare dall'Italia rispetto al voler andare a fare un'esperienza all'estero. Se l'Italia ti sta stretta per qualsiasi motivo, allora hai questo approccio distruttivo, vuoi soltanto scappare dall'Italia, probabilmente ti muoverai alla cieca, qualunque opportunità troverai fuori ti sembrerà che andrà bene e probabilmente non starai costruendo le basi solide per una permanenza all'estero o perlomeno per una permanenza di qualità. Vai alla cieca, non hai una meta, non hai un obiettivo, hai soltanto un punto da cui vuoi allontanarti. Se invece ti appassiona l'idea della vita all'estero, vuoi imparare una lingua, vuoi fare una full immersion in tedesco, vuoi confrontarti con altre culture lavorative, con altre persone, allora va benissimo. Hai le tue aspirazioni e hai un tuo progetto costruttivo di vita nel paese X. Nei miei video parlo spesso di quella che è stata l'esperienza lavorativa all'estero, del vantaggio di lavorare per multinazionali. Vi invito a seguire la playlist, quella relativa al mondo corporate e carriera. E quindi è chiara la mia posizione rispetto a tutte le opportunità del vivere all'estero e del fare una carriera in altre nazioni. Quindi, riassumendo, qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che sia la vostra. Non fatevi intrappolare in polarizzazioni, non fatevi dare consigli da chi non ha mai fatto niente del genere. Fate la vostra scelta, godetevi i risultati e se dovesse essere quella dell'estero, probabilmente ci si vede in aeroporto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.